Per me oggi l'obiettivo era quello di farli divertire, lavorare insieme. Starò male domani perché io so, non mi ha mai fatto paura il carcere, ho avuto già esperienze di lavoro all'interno di un istituto penitenziario, quindi l'obiettivo era quello di non stare male domani, però quando sei con questi ragazzi che al di là della loro colpa hanno la fame di voler fare, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un menù, è stato pensato un menù della domenica, quindi l'obiettivo era portare un po' di sangue all'interno, perché comunque all'interno del penitenziario ci sono ragazzi nigeriani, siciliani. Stamattina ho fatto l'appello cercando di capire da dove arrivassero e se fossero contenti, ho detto oggi sì. e quindi abbiamo portato il cavatello acqua e farina, tipico sannita, con il ragù fatto con le polpette e poi per finire il dolce, il tiramisù. Quindi che cosa abbiamo pensato? Li ho divisi in squadre e io come una trottola ci ho girato intorno, quindi è stato divertente vederli lavorare, farli fare squadra, lavorare su diverse cose. Gli ho dato un po' di dettagli tecnici, gli ho raccontato che cosa fosse il mio ristorante, le attività che porto avanti, quindi è una bella esperienza. Un evento importantissimo perché abbiamo la presenza di uno chef nell'istituto di pena che sicuramente ha potuto dare un valore aggiunto all'attività didattica conclusiva di un intero anno scolastico. Devo dire la verità, credo che è un'esperienza bellissima insegnare negli istituti di pena, perché vivi in una dimensione differente rispetto all'istituzione scolastica dei corsi diurni, anche perché l'utenza è un'utenza adulta ed è un'utenza che necessita di una programmazione che sia trasversalmente orientata alla rieducazione e soprattutto ad un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Ritengo che dovremmo ripetere questi eventi, perché chiaramente l'esempio di chi è cresciuto professionalmente raggiungendo e conseguendo anche una certificazione come chef stellato, praticamente le stelle riconosciute, sicuramente è di esempio per tutti noi, che dove la perseveranza, la determinazione, lo studio e l'impegno ripagano con soddisfazioni nella vita.